Buongiorno, oggi raduno Ruote nella Storia. Apriamo la macchinina pronta, abbiamo preso anche i documenti per il navigatore che adesso andiamo a prendere, ecco qui i documenti di gara. Ora vado a prendere il tablet, tiriamo fuori le macchine per uscire e andiamo a prendere Luca. Let's go! Siamo arrivati a casa del navigatore. Salta. Buongiorno naviga! No. Come sei? Come ti senti naviga stamattina? Stanco. Buongiorno. Cognome e nome? Tommaso Paradiso. Come... Tommaso Paradiso è il cognome, quindi è scritto come cantante. Paradiso Tommaso. Okay. Sì. Eccolo qua. Che ci hanno dato? Un po' di roba. Manca a me. Eh? Manca a me. Allora, dove siamo? Qui siamo a Nardò. Nardò? Centro storico. Terra che ha dato ai natali a illustri. Ma molto illustri. Illustri, amici e colleghi. E non. E non. E niente, adesso ci vediamo presso il giardino botanico. Ah. Andiamo a fare colazione. Andiamo a fare colazione. Allora? E allora, dove dobbiamo andare? A fare colazione. Andiamo a fare colazione. Guarda che vlog che sto uscendo oggi, guarda. Guarda là. Carino. Sì. Si avvicina la macchina, carichiamo le cose. Certo. Sono andato, grazie. Grazie. Allora, come potete vedere, il mio navigatore è già bello che stanco. Stanco, bello che stanco. Qua è una location di Nardò,
dammi la 2, gira, ok. Torna, vieni qua. Considera che io ieri sera mi sono fatto un altro evento. Sì. Sempre con auto, d'epoca. Va bene, grazie per il suo contributo. Dammi la 3. La macchina di Elio. Ancora tu? Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. È proprio l'esempio di un appassionato di autostrade che poi passa alla regolarità, perché lui è diventato un pilota di regolarità. Rispondi tu, risposta, a chi devo rispondere? Io rispondo. Grazie. Vediamo. Ma vediamo. E adesso Tommaso Paradiso insieme a Luca Salvatore Tornello, questo è il nome proprio completo, sulla mitica SLK, la famosa macchina che è molto elegante, sportiva, nello stesso tempo, 200. Adesso farete una grande gara, speriamo. Cerchiamo di mantenerci almeno 19esimi, visto che la volta scorsa abbiamo fatto 20esimi. Quindi volete conquistare almeno almeno quello. Insomma, però fate un po' meglio. La macchina offre, anche perché non è grandissima come dimensioni, quindi secondo me potete farcela. Possiamo fare bene. Migliorare anche 18esimi, anche 18esimi va bene. Anche 18esimi. Va bene. Grazie. Eccoci qua, siamo al ristorante. Siamo appena arrivati. Timbro, controllo orario fatto. La gara, abbiamo fatto la nostra onesta gara. Ci aspettiamo un bel risultato. Speriamo bene, ce lo diranno poi alla fine della competizione, del pranzo. C'è qualcosa che ti aggrada? Qualcosa, ma c'è anche qualcosa col formaggio che non mi aggrada. Qualcosa giusto col formaggio. Ma tanto poi mi faccio portare la pietanza per me. E tu mangi due volte. Allora, navigatore, come pensi sia andata la situazione? Bene. Bene? Molto bene. Dici che siamo arrivati merdesimi? Non so, la tipa ci ha detto che ci conviene di rimanere. Però può essere tutto, può essere niente. Può essere Fero. O può essere Piuma. Andiamo a vedere la trofeistica. Premio Eleganza 2024. Vince ad insindacabile giudizio la macchina numero 4 di Uri Weber. Numero 32, una Jaguar di Maurizio Tardio e
maniera impeccabile. Prevalso di pochissimo la macchina numero 3 di Francesco Tinelli ed Elvira Stischi, la bandiera. Non è così facile, devi salire sul podio, non è così facile dare il premio così senza podio. Il vicepresidente che... con 152 penalità sul podio, terzo gradino del podio, equipaggio numero 57, Tommaso Paradiso, Luca Tornello. Eccoci qua, ci mettiamo qui. Bravi. Grazie. Bravi. Ragazzi. Assessore. Sei contento? Abbastanza. Abbastanza. Complimenti. Grazie. Siamo vicini, non ci sono adesso. Chi la dura da vincere? Mo col tasto salviamo. Ehi, sono contento. Premia la costanza. Emiliano, il premio per la camicia ce l'hai rotta di sangue. Emiliano ha colpito al giocatore però, Cazzo, una foto qua, non ce la becchiamo, ce l'hanno già fatto. Come la recuperiamo? Forse nel sito della Cistoria. Ciao Angelo! Vuole parlare questa disciplina della rivalità, quindi ci siamo divertiti, abbiamo fatto il tutto. Bravo Angelo! Assolutamente. E adesso il nome del vincitore, il momento più importante. Silvana, sei pronta? Molto ossigeno ai polmoni, mi raccomando, forza. Arriva primo. Sportivo. Con il numero 22, Alberto.